Gattuso a Palacio e Milito, la Juve vede interrompere la sua striscia positiva casalinga che durava da 33 partite, ben 20 mesi, e fa male per i tifosi bianconeri vedere che questa imbattibilità sia stata violata dall'Inter, la squadra più odiata. Dopo una settimana di veleni per i fatti di Catania, la partita inizia nel peggiore dei modi sotto l'aspetto arbitrale, perché Arturo Vidal dopo 18 secondi fa l'1-0 su assist di Asamoah in evidentissimo fuorigioco, grandissime polemiche, ma alla fine l'Inter non si scompone, tiene botta nel primo tempo e nella ripresa è più ordinata di una Juventus che non è lucida come ci ha abituato, non ha la stessa intensità, e il centrocampo nero-azzurro con un Cambiasso in gran spolvero, tornato quello dei tempi migliori, riesce a risalire la china e grazie a un calcio di rigore per fallo di Marchisio in area su Milito riesce a pareggiare dagli 11 metri il Principe, fa 1-1, poi ancora il Diego Alberto Milito fa 2-1, servito dal neoentrato Guarin che ha il merito di fare 20 metri di campo in gran velocità sfruttando la sua fisicità. A questo punto sembra veramente finita, perché la Juventus prova a reagire effettivamente, ma non ha lo stesso brio dei tempi migliori. L'Inter riesce insomma a giocare organizzata e nel finale di partita con Rodrigo Palacio servito da Nagatomo riesce a fare 3-1, un risultato meritato, perché questa Inter è veramente una grande squadra, ormai ha trovato una sua identità di gioco, al contrario insomma di quello che era successo la scorsa stagione, dove non si riusciva ad andare avanti pur cambiando diversi allenatori. La Juventus, poco da dire, onestamente non è stata serata, malissimo gli attaccanti, tant'è che Mirko Vucinic è durato solamente un tempo, praticamente nullo. Per quello che riguarda Giovinco, soltanto qualche giocata estemporanea, ma il giocatore si è dimostrato veramente leggero. Da salvare per i bianconeri solamente Arturo Vidal, per la grinta solita che ci ha messo. Risultato finale Juventus 1, Inter 3, classifica che vede Juve a 28 punti, Inter 27, il campionato adesso è veramente riaperto. Dallo Juventus Stadium è tutto, per tutto Mercato Web, Gaetano Mocciaro.